50 anni è una bella età per un'associazione come il Movimento Non Violento e quindi meritava certamente una festa. Una festa per fare un primo bilancio, ma soprattutto per guardare avanti. In questi 3 giorni avremo il momento della riflessione con il convegno 50 anni di non violenza in Italia e poi avremo i momenti musicali, momenti di festa vera e propria, avremo delle letture, avremo la possibilità di cantare insieme e avremo anche naturalmente lo spazio per programmare il futuro, concentrandoci soprattutto su quell'impegno con il quale ci siamo lasciati al termine della marcia Perugia-Assisi, impegno per il disarmo e per la riduzione drastica delle spese militari. Lanceremo al termine della festa dei 3 giorni una proposta rivolta a tutti i movimenti, a tutte le associazioni, per un percorso comune su questo impegno che ci vede uniti con l'obiettivo decisivo del disarmo, ricordando che la prima direttrice d'azione del Movimento Non Violento, fondato da Aldo Capitini, è l'opposizione integrale alla guerra e alla sua preparazione. Dunque, l'invito e l'appuntamento per tutti è a Verona, 20, 21, 22 gennaio, al Teatro Camploi. Ci vediamo lì.